Poi la famosa tassa sugli extra profitti la volete fare, ma non la volete fare, l'avete scritta, l'avete modificata. Adesso siamo al punto in cui la norma sugli extra profitti diventa un contributo volontario, però siccome non sapete bene come scriverlo il contributo volontario, ve lo state facendo scrivere dalle banche direttamente, tant'è che questi vi hanno rifilato una sola anche stavolta, e invece di un contributo volontario si stanno mettendo d'accordo per un anticipo di liquidazione, di liquidità. Cioè, proprio perfetto. Ci manca solo che poi sui colossi del web vi mettete d'accordo col vostro amico Elon Musk e abbiamo chiuso il cerchio. Tra l'altro, nota a margine, Presidente, la Presidente del Consiglio ha fatto giusto in tempo ad invitarlo a farsi consegnare il premio dall'amico Elon, perché tra qualche settimana approveremo qui il DDL Varchi, spero di no, ma sciaguratamente temo di sì, quello che rende reato universale la gestazione per altri. Quindi insomma ha fatto giusto in tempo a farsi le foto di rito prima che l'amichetto che ha due figli fatti con la gestazione per altri diventasse criminale universale. Vorrei vedere poi dopo come farà a farsi le foto di rito in futuro. Vabbè, ma queste sono solo alcune delle contraddizioni che tanto piacciono a questa maggioranza. Passiamo oltre. Che altro c'è in questo mirabolante decreto? Il bonus Natale. Fate credere con tutti i vostri annunci ai cittadini italiani che gli date 100 euro in più a Natale, wow, che bravi che siete. Peccato che non è niente di nuovo, perché semplicemente state anticipando quello che l'anno scorso, anzi a gennaio, avete chiamato bonus Befana. Siccome però ci avete le elezioni in 3 regioni, avete pensato bene di anticiparlo un pochino, così sia mai che vi dà una spintarella, visti i disastri che avete fatto sul territorio. Solo che poi quello che non dite alle famiglie è che questo non è proprio un bonus per tutti, perché è l'emblema di quello che considerate voi il panorama della struttura sociale italiana, perché va alle famiglie monoreddito con coniuge e figlio a carico. Non basta solo il figlio a carico, ci deve essere anche il coniuge, e sì, perché la famiglia perfetta è quella dove papà la mattina si alza e va a lavorare, la mamma mette il grembiule, lava i figli, li porta a scuola e poi va a rassettare la casa, perché c'è un limite. Perché c'è un limite di 28.000 euro di reddito per percepirlo, a richiesta tra l'altro, non è nemmeno automatico, quindi questi poveretti lo devono pure chiedere. E se gli sfugge la scadenza, addio bonus Babbo Natale, ci vediamo l'anno prossimo. E oltre a doverlo richiedere, se il reddito proviene da un solo componente lo prendono, se arriva da due componenti che guadagnano 12.000 euro l'uno, quindi stanno abbondantemente sotto i 28.000, non lo prendono più. Quindi mamma cara, devi stare a casa a cucinare, questa è l'idea che avete dell'Italia, ma lo spiegate benissimo. D'altronde è di pochi minuti fa un comunicato che ci informa che una consigliera comunale di Forza Italia ha pensato bene di dire che le donne vere sono solo quelle che sono mamme e brave, così dando una bella ammazzata a tutte quelle donne che per scelta magari mamme non lo vogliono essere e sono liberissime di scegliere di non esserlo, e ancora peggio a quelle che mamme avrebbero voluto essere ma non hanno potuto, anche per l'idea restrittiva che avete voi della maternità. Con questi 100 milioni potevate tranquillamente fare
un favore veramente alle donne e alle mamme, senza stare a guardare reddito, stato civile e compagnia cantando. Potevate riabbassare l'IVA sui pannolini e i prodotti dell'igiene intima femminile, quell'IVA che voi avete alzato con la finta scusa che l'abbassamento non aveva prodotto risultati, quando invece i risultati li aveva avuti e sono anche certificati. C'erano state delle distorsioni solo in alcune zone dove c'è poca concorrenza, ma voi buttate fumo negli occhi. Mi avvio a concludere, Presidente, rubo solo qualche secondo in più per dire che neanche col contentino dei 2 milioni sul bonus psicologo ci avete convinto. Primo, perché ve li abbiamo chiesti in tutte le salse e anche voi date importanza alla salute mentale. Secondo, se ci mettevate qualcosa in più, si riversava in 10 volte di più di risparmi da parte dello Stato, come è stato certificato dagli studi che sono stati condotti sugli esiti del bonus psicologo. In conclusione, Presidente, questo governo dimostra ancora una volta che non è fatto da incapaci, è solo un governo neoliberista, austero ed elitario, che strizza l'occhio a chi vuole lui, ai potenti di turno, a una fetta esclusiva della società, oltre che ad amici, parenti, conoscenti e amanti di turno. Mi auguro vivamente che i cittadini italiani si sveglino presto da questa anestesia in cui l'avete ridotti parlando di problemi irreali e irrilevanti, e che lasciate il governo di questo paese a chi, come il presidente Conte, ha dimostrato con le sue misure di far girare davvero l'economia, facendo crescere in 2 anni il PIL del 13% e riducendo il debito del 20%, cosa che voi non sapete fare con una crescita asfittica dello 0,7%, ancora più bassa di quello che il vostro mirabolante ministro, che non ne azzecca una in termini di previsioni, aveva preannunciato. E quindi annuncio orgogliosamente e convintamente il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Grazie, senatrice Pirro.